Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Direttamente dal NAM, oggi ci occupiamo del nuovissimo PSP Old Timer Multiband. È l'evoluzione di un plugin di PSP che abbiamo già visto da diverso tempo, che si chiama Old Time, e che si occupa di emulare le circuiterie di compressione valvolare. In questa nuovissima veste troviamo appunto la versione multibanda, ossia tre compressori suddivisi su tre bande distinte alti, medi e bassi, oltre ad una sezione di sidechain e la possibilità di blending ed il controllo di balance e output. La novità interessante è quella di poter lavorare non soltanto sulla compressione delle bande separate, ma anche sull'enfatizzazione, quindi l'emulazione del comportamento di distorsione armonica delle valvole. Abbiamo insieme a PSP testati diversi algoritmi per diverso tempo, fino a quando siamo riusciti a trovare un equilibrio ottimale per la release di questo plugin. Non a caso troverete anche i miei preset nel prossimo aggiornamento. Vediamo brevemente come funziona all'interno di una traccia hip hop che sto lavorando e partiamo dal mio preset di base. Vi ricordo che i preset sono, come vedete in descrizione, regolati, quindi prevedono un ingresso di segnale di meno 12 dB in RMS, alcuni meno 18 dB in RMS. Questo per evitare che poi il plugin si comporti diversamente da come ho concepito poi il preset. Andiamo in play. Senza. Più controllo sul mid side, quindi espandiamo gli alti. Gain. Controlliamo i bassi, quindi low mid, più mono, solo, sto cercando di non essere eccessivo nella compressione. Rendiamo più mono anche i medi, frullante, meno, più snappy. Sotto del tube possiamo aumentare la distorsione armonica. Che dà un po' di carattere al compressore. Non compresso. Sentiamo quanta vitalità acquisiscono i medio alti. Originale.
adesso. Liberiamo un po' di sidechain. Facciamo quindi un high pass filter sui 40 per liberare il bottom. Adesso ci troviamo in modalità appunto stereo, possiamo lavorare soltanto sul side o sul mid. Come vediamo è un compressore estremamente versatile ed utilissimo proprio perché è possibile spostare facilmente i punti di crossover delle varie frequenze. Il sound è caldo, come sapete adoro, infatti li trovate in tantissimi miei video, i riferimenti alle distorsioni armoniche, cioè ciò che riesce a colorare al meglio o creativamente parlando alcune tracce, ed in questo caso PSP Oldtimer riesce a colorare molto bene i mix in generale. È un compressore appunto multibanda, ma è utilissimo anche sui drum bass o sui bass in genere all'interno dei nostri arrangiamenti. A differenza di tantissimi plugin di questo genere, il consumo di CPU è veramente basso, quindi riusciamo ad utilizzare questo tipo di compressore all'interno di tantissimi bus e tantissime tracce rispetto magari a quelli di acustica audio o di altre software house che comunque risultano più avidi, anche se qualitativamente diversi. Il mio consiglio come sempre è quello di scaricare la demo, provarlo sul vostro sistema ed eventualmente acquistarlo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto anche un account Patreon per poter supportare questi video gratuiti, chi volesse aiutarmi può iscriversi, troverete anche contenuti esclusivi per gli utenti Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!